Benvenuti amici di Android Blog in compagnia di Alcatel One Touch Hero, display veramente eccezionale sia per dimensione che per qualità. Il resto del terminale sarà all'altezza? Andiamo a scoprirlo nella recensione. Prima di entrare nel vivo della prova vi invito ad andare a vedervi l'unboxing per quanto riguarda dimensioni e caratteristiche hardware di questo terminale. Io intanto vi comincio a parlare di ergonomia e di uso ad una mano. Allora, intanto la cover è molto interessante, questa cover magnetica, anche se noi però se andiamo ad alzare il terminale e la facciamo penzolare rischiamo che cada per terra. Comunque la cover è pratica per quanto riguarda la visione delle notifiche, purtroppo notifiche che non sono di tutti e di tutte le applicazioni che ce le mandano, ma solo di alcune come email, messaggi e Facebook e poco altro. Comunque la cover in realtà è anche un pochettino pesante, va ad aggiungere peso a quello già importante del terminale. Comunque l'uso con una mano in questo console terminale potete vederlo direttamente dalla mia mano, che comunque non ho una mano grande ma riesco a coprire davvero poca diagonale del display, e comunque sia vi sono le implementazioni dell'uso con una mano per quanto riguarda almeno la tastiera, lo sblocco con codice e poco altro. Vi parlo, che non vi ho detto nell'unboxing, del LED di notifica. È piccolino qua a fianco e lampeggia ad un solo colore, ma vista la presenza della cover che vi ho fatto vedere in precedenza non è così fondamentale, però c'è, quindi nessun problema. Vado ad alzare un attimino la luminosità, la mettiamo un po' più alta se riesco, ecco fatto. Vi parlo anche di batteria da 400 mAh, che diciamo che mi aspettavo di più come autonomia. E con l'uso il display consuma veramente tanto, ma più che il display ho queste voci di cellulare in stand by e di telefono inattivo che sono veramente alte nella voce consumo. Non so se sia un falso positivo, ma in realtà secondo me è vero, c'è qualcosa che mi fa consumare la batteria più del dovuto. Comunque, visto l'amperaggio alto, a sera si ci arriva abbastanza tranquillamente, mi sarei aspettato qualcosina di più. Andiamo a vedere comunque invece il pezzo forte, che è questo display. Intanto vi faccio notare come siano davvero sottili le cornici, i tasti sono soft touch e sono al di fuori del display, non vanno neanche a mangiare parte di questi 6 pollici. Un display che a prima vista fa davvero un effetto wow quando lo andiamo ad aprire e a tirare fuori dalla scatola. Vi faccio vedere subito la palette colori e soprattutto l'angolo di visione, che è praticamente di 180 gradi. Anche di taglio non vengono falsati i colori. Devo dire che in pochissimi altri terminali ho visto un display LCD di simile qualità. Anche i neri sono abbastanza neri e abbastanza profondi, nonostante comunque siano da LCD. E il sensore di luminosità funziona bene e fa in modo che il nero sia sempre soddisfacente. Vi faccio vedere intanto, già che siamo qua, le email, client email di Android 4.2.2, che purtroppo si porta dietro il difetto di non poter fare il pinch out, cosa davvero un pochino assurda su un display di queste dimensioni, perché sarebbe tanto comodo poter vedere tutta la mail per intero. Vi porto l'attenzione sui messaggi, se parliamo di messaggistica, messaggi fatti bene. Andiamo a creare un nuovo messaggio cliccando, adesso ho fatto un tap indietro di troppo, cliccando qui, andiamo a scrivere. E la tastiera è quella di Android stock. Ecco. Sia quella di Android stock che la touchpad, che potete vedere qui come secondo metodo di inserimento,
non sono così veloci, ma non è colpa della tastiera. Avete visto, nonostante il correttore automatico attivo, che tra l'altro assorbe anche un po' di velocità, mi rimane un pochettino indietro. Se noi andiamo a scrivere lentamente, questo problema non si pone, ma comunque una tastiera che non è così reattiva, come purtroppo andremo a vedere tutto il resto del sistema. Parliamo adesso di chiamate di parte telefonica. Vi apro il dialer, ottima la ricerca in rubrica, come potete vedere davvero veloce. Per quanto riguarda la qualità delle chiamate, vi faccio sentire subito quella del viva voce andando a chiamare il 190 e attivando il via voce, alzando il volume qua dai lato. Benvenuto in Vodafone. Allora, volume di viva voce è abbastanza alto, l'altoparlante si sente bene anche perché non è completamente a contatto con la superficie dove abbiamo appoggiato il telefono, visti i due piccoli, le due piccole rientranze qua, qua ai lati dell'altoparlante. Quindi volume del viva voce è buono, anche come qualità è buona. Per quanto riguarda la capsula auricolare, invece abbiamo un volume un pochino troppo basso forse, però riusciamo sempre a sentire. Dall'altra parte ci sentono comunque sempre bene. Ottima la ricezione, ho trovato davvero un comparto ricettivo davvero all'altezza in tutte e due gli slot SIM. Slot SIM che possono essere intercambiati a livello di connettività 3G sull'una o sull'altra SIM. Andiamo a vedere ora la navigazione web che come nei MediaTek non delude. Andiamo ad aprire il nostro sito andando sui preferiti. Adesso ho tirato giù per sbaglio la tendina, i preferiti si spuntano qua in basso. Andiamo a prendere il nostro sito che troviamo nella cronologia. Ecco fatto, il caricamento è veloce, come potete vedere anche il pinch, prendo in mano il telefono per riuscire a fare tutto meglio e possibilmente tenendolo sbloccato. E ecco qui, come potete vedere, vi stavo dicendo, davvero non male la ricettività. Adesso ha avuto un attimo di defiance, come succede sempre nelle videoprove, ma io vi assicuro che in questi giorni non abbiamo avuto problemi di nessun tipo sull'uso del browser. Possiamo vedere come c'è col doppio tap un pinch out, non si rimpagina il testo. Riproviamo un attimo. Sì, si rimpagina, ecco, mi sembrava strano che su un MediaTek non si potesse rimpaginare il testo. Andiamo ad aprire un sito un pochino più pesante, parlo del Corriere della Sera, che si apre in modalità mobile, ma noi gli andiamo a dare la modalità desktop. Ecco fatto, anche qui tempo di caricamento buono. Il quad core MediaTek non delude a livello di navigazione web, e confermo le impressioni date con gli altri terminali che montano lo stesso processore. Usciamo adesso dalla navigazione web e andiamo ad aprire la fotocamera. Fotocamera da 13 megapixel che non fa foto niente male. Vi inquadro subito il soggetto, se riesco a recuperarlo, me lo sono posizionato un pochettino troppo lontano. Ecco fatto, vi inquadro il soggetto, veloce la messa a fuoco, scatto, e veloce anche lo scatto. Qui per rientrare nella galleria uno swipe laterale, questa è la foto che abbiamo scattato adesso. Questa è una foto scattata in una zona di bassa luminosità, sì, un po' di rumore video c'è, ma non è per nulla esagerato, come potete vedere. Torniamo indietro, vi faccio vedere le altre foto. Questa è scattata con la stessa modalità, però settando un pochettino l'ISO abbiamo ridotto un po' il rumore video. Intanto foto in esterni, qua davvero la giornata era davvero brutta, ma guardate come la foto è venuta bene nonostante vi sia poca luce ambientale. Anche qui in questo panorama, se io vado a zoomare, tra l'altro questa foto è scattata con HDR, se io vado a zoomare vedo davvero molti dettagli, e questa foto senza HDR in un momento davvero di
luce molto molto fioca. Intanto vi porto l'attenzione a questo pulsante che serve per un editing rapido della foto, implementazione interessante da parte di Alcatel. Buone anche le macro, guardate qua la venatura della foglia come si vede bene. Intanto vi avvicino anche per farvi vedere la bellezza di questo display a livello di definizione. Mi ripeto, un display davvero interessante. Questa fatta col flash, nessun problema di rumore video, flash abbastanza potente, non potentissimo. A proposito di potenza, vi parlo un attimo del sensore di luminosità, che come vi ho detto funziona bene, ma la luminosità generale è forse un filino troppo bassa, ma niente di che, orientando un attimino il telefono si riesce a vedere anche bene sotto la luce del sole. Non vi ho fatto vedere le impostazioni della fotocamera, quindi ci rientro un attimo. Vi faccio vedere come qua vi sono l'HDR, la panoramica, la modalità notte, la modalità sport. E nelle impostazioni avanzate possiamo scegliere la dimensione della foto, ma non in megapixel, solo in grande, medio e piccolo. Stessa impostazione la troviamo nei video. E qua la qualità, che è un full HD, ma comunque possiamo settare solo in questi tre tipi di qualità, e flash e non flash e poco altro a livello di impostazioni video, e video che rispecchiano le foto che non vengono, quindi niente male. Passiamo ora al reparto musicale e vi faccio sentire come si sente la nostra canzone di test, se la trovo, vediamo un po', eccola qua. Bello il lettore musicale, tra l'altro, graficamente. Allora, anche qui il volume forse non altissimo nella riproduzione musicale, ma qualità abbastanza buona. Siamo privi di bassi, purtroppo, ma in realtà non è così male la riproduzione musicale. La darei comunque come sufficiente. Passiamo ora alla consueta visualizzazione dei nostri filmati di test che troviamo qui nella nostra cartella di demo. Partirei subito con l'MKV per vedere se viene riprodotto. MKV a 720p. Vediamo un po'. Ok, partito. Si vede e si sente bene, senza problemi, direi. Torniamo indietro. Vi faccio vedere il DVX, che è questo qui. Come succede con moltissimi dispositivi, non viene riprodotto l'audio, avrà un codec decisamente particolare questo DVX, e voi mi direte: ma perché non cambi DVX? Perché alcuni lo riproducono e voglio vedere quanti lo riproducono e quanti no. Questo è un filmato invece in 1080p. Godiamoci i colori dati da questo display. Troviamo un punto magari un pochettino più interessante, eccolo qua. Aumento anche un po' l'audio. Continuo a sbagliare tasto. Guardate quanto è bello questo display. Bene, torniamo indietro. Allora, un attimino di gaming. Purtroppo cominciano le note dolenti per questo MediaTek quad core. Io spero che i tempi di caricamento ci permettano di non annoiarci troppo, e vi faccio notare comunque la sfumatura di azzurro. Vi avvicino un attimo il display e continuo a ripetermi, ma ripeto, la prima cosa notata appena estratto dalla scatola è proprio questo display, che è davvero buono. E aspettiamo il caricamento, speriamo che non ci faccia attendere più di tanto. Intanto vi comincio a parlare di gaming. Purtroppo sarebbe un'ottima cosa poter giocare a tutti i giochi di ultima generazione su una simile unità, soprattutto potendo sfruttare tutta la diagonale del display. Però questo non c'è possibile. Uno dei pochi difetti di questo Alcatel è proprio, intanto abbasso il volume, è proprio la impossibilità di andare a sfruttare applicazioni o giochi pesanti. Io provo a farvi vedere come gira il gioco. Tra l'altro la cosa strana è che attiva gli specchietti, quindi riconosce questa Power VR come GPU potente, ma nonostante ciò
Andremo a vedere l'esperienza di gioco appena si spegneranno i semafori. Come non sia fluida. Proviamo ad arrivare alla prima curva perché siamo cattivi, per sfruttare il massimo della potenza del processore. Molti poligoni da animare qui e diciamo scatti evidenti. Non è che sia completamente ingiocabile, parte. Io vado a liberare un attimo di memoria dopo aver aperto un gioco così pesante, perché così agevoliamo un po' il tutto. Ecco, vi dicevo, non è che sia proprio ingiocabile. In realtà si riesce a giocare, ma non certo a livello di cui ci farebbe piacere su un terminale di questa fascia. Vi faccio vedere il resto, un po' di implementazioni software adesso, partendo dalla modifica della schermata home, che si modifica tenendo premuto. Qui noi possiamo modificare le icone e aggiungere widget e tutto come di consueto. E torniamo indietro, vi parlo di multi-windows. Sì, multi-windows, sembra strano dirlo su un Alcatel, ma tenendo premuto questo tasto noi possiamo andare ad attivare la modalità multi-windows. Apriamo ad esempio la galleria, adesso se riusciamo a non fare bloccare il telefono ogni 3x2, apriamo ad esempio il video player e lo possiamo affiancare alla parte sotto e modificare senza problemi alla dimensione che desideriamo. Vi dico che comunque lo spazio del display purtroppo non è sfruttato molto bene da il software di Alcatel. Le icone sono comunque grandi nonostante io abbia settato la dimensione caratteri a livello minimo possibile. E parliamo di applicazioni installate. Abbiamo qui una cartella preinstallata da Alcatel dove troviamo un file manager fatto molto bene. Qui gli strumenti che possiamo vedere preinstallati e qui gli strumenti di assistenza, quello sul tethering, gli aggiornamenti di sistema, eccetera eccetera, le applicazioni di Google, una calcolatrice calcolatrice a dita, diciamo, dove noi possiamo scrivere, e questo Scribe Note, che è praticamente l'unica implementazione fatta per l'uso della penna. Penna che è un classico pennino capacitivo, non riconosce il tratto, però è piuttosto precisa. Per le note al volo non è male, tra l'altro permette l'uso anche dei tasti touch in questo display, che avremmo preferito un'implementazione magari maggiore per l'uso della penna. E penna che comunque è piccola, leggera, che trova posto, come potete vedere, nella scocca del telefono. E telefono phablet, io continuo a chiamarlo telefono, ma in realtà è un phablet a tutti gli effetti, anche il peso è decisamente notevole. E supporta l'USB OTG, perché andando a parlare di memoria, intanto vi apro le impostazioni del terminale e vi faccio vedere prima di tutto la versione di Android, che come detto è la 4.2.2, e cerchiamo di avvicinare un attimino l'inquadratura nelle scritte, magari lo vedete meglio. Ecco, vi porto l'attenzione soprattutto alla memoria che Alcatel chiama risorsa di archiviazione. Qualche problemino di traduzione questo software. Come vedete, nonostante sia un MediaTek, non abbiamo la possibilità di selezionare una micro SD perché non è supportata, non c'è la micro SD. Lo spazio totale è di 12,57 GB, purtroppo non è espandibile, ma come potete vedere qua sotto potete trovare la possibilità di utilizzare una chiavetta con l'USB OTG. Vi parlo di software Office. Abbiamo Kingston Office, che funziona abbastanza bene. E vi parlo ora di risparmio energetico. Tornando nelle impostazioni, vi faccio vedere come sia implementato il risparmio energetico per quanto riguarda la gestione batteria. Adesso ho sbagliato a cliccare, ma qua troviamo una super modalità risparmio energetico che permette di usare solo 5 funzioni, inclusi telefoni, contatti, messaggi e poco altro. E poi il classico risparmio energetico che va a modificare le impostazioni di gestione della potenza del dispositivo. Cos'altro dire di questo Alcatel One Touch Hero?
Vi parlo un po' di prezzi, sono 429 euro all'uscita, che ci sembrano un pochettino troppi. Purtroppo la piattaforma hardware, nonostante i 2 giga di RAM, non è all'altezza del resto del dispositivo, che è curato in ogni dettaglio, molto belli i materiali, bellissimo il display, l'avevo ripetuto ormai 10 volte durante la recensione, bellissimo il display. In realtà il sistema a livello di UI gira abbastanza bene, basta non fare le cose con molta fretta, mi riferisco anche alla scrittura dei messaggi, ma quando si chiede qualche cosina in più a livello di gaming o comunque di applicazioni pesanti, la poca potenza si fa sentire. A questo aggiungiamo un attimo di difetto per quanto riguarda la poca memoria a disposizione non espandibile, ma comunque una buona parte telefonica, un'ottima gestione dual sim che mi sono dimenticato di farvi vedere, ma è la classica della gestione MediaTek dual sim, dove possiamo dare come sim predefinite tutti questi ambiti e, come ho detto, switchare tra una e l'altra per quanto riguarda il 3D, il 3G, assegnare un colore e avere tutti gli ambiti a livello di chiamate e messaggi divisi per conversazioni, ma anche per sim. Insomma, gestione dual sim davvero buona, ottimo phablet dual sim su questo punto di vista. Ecco, a questo prezzo forse sarebbe stata necessaria una piattaforma hardware un po' migliore, oppure una riduzione di prezzo attorno ai 350 euro, contando i limiti se il vostro uso non comprende utilizzi pesanti di giochi o applicazione. Insomma, troviamo questo phablet Alcatel One Touch Hero come si può definire un'occasione sprecata di fare un ottimo phablet. La penna poco conta. Per questa recensione è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.